Pronto? Pronto, mi senti? Sì, sì, è fatta. Sì, si sono iscritti, sono i primi due. Ah, non basta, hanno portato anche un loro amico. Sì, 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 vuole entrare anche lui. No, preferisce restare anonimo. Ha posto solo una condizione, vederti. Non vuole né incontrarti né parlarti, solo vederti per qualche secondo. Scegli tu l'ora, il luogo e il modo. Buongiorno, signore. Buongiorno, ci pensi lei? Senz'altro. Che garanzie ci sono, avvocato, che a un certo punto questa ragazza, poniamo magari dopo un anno, non cambi idea e sparisca? Oppure che si metta con un altro? Chiaro, non beccherebbe più una lira. A Francesca spettano 500 milioni l'anno. Se recede dal contratto, il resto della cifra naturalmente va tutta quanta al vincitore. Dove sono depositati i soldi? In banca. E gli interessi? A chi vanno? Sono vincolati a favore della figlia. E se questa Francesca dovesse morire? E allora resterebbe tutto quanto alla figlia. E se dovesse morire il vincitore? Allora andrebbe tutto quanto ai suoi eredi, tranne chiaramente gli interessi, che restano alla figlia. Insomma, signori, come vedete, anche se uno dei due si stancasse, non avrebbe nessun motivo per disfarsi dell'altro. È chiaro? Insomma, che cosa ne pensate? Penso che lei le ha studiate proprio tutte, avvocato. I miei complimenti. Grazie. Eh sì, penso proprio di aver fatto un buon contratto. Eccellente, direi. Troppo buono. Allora, Andrea, non ti basta? Non sei ancora convinto? Permette, avvocato? Ah, certamente, scusate. Prego. Allora mi consideri fin da adesso nel numero dei suoi giocatori? All'inizio non volevo crederci, ma poi troppe voci me l'hanno confermato. Ora, tu sei libera di fare quello che vuoi, ma la bambina deve rimanerne fuori. Giulia, porta il nostro cognome, che è conosciuto e onorato. Perciò, ho pensato che sia meglio che venga a vivere con me. Tu sei pazza. Come? Tu sei pazza. Ma come ti permetti? Come ti permetti tu di cercare di togliermi mia figlia? Solo ora ci pensi a Giulia, e prima, quando ho dovuto vendere i mobili, e la macchina, e addirittura i vestiti per darle da mangiare e pagare i debiti. Tu dov'eri? Mai una volta, mai mi hai chiesto come sta Giulia, avete bisogno di qualcosa, posso darvi una mano, mai! E adesso ti presenti a difendere il buon nome della tua famiglia, ma fammi il piacere. Allora ci vedremo in tribunale. Brava, vai in tribunale, voglio proprio vedere il giudice che toglie una figlia a sua madre per darla a te. Vieni, Giulia, saluta la nonna.